Un territorio unico ed ammaliante, luogo di numerose leggende tramandate da antichi poeti. Le sue spiagge dorate, il suo mare cristallino e le sue colline ondulate rappresentano beni inestimabili che lo rendono patrimonio mondiale dell'umanità. Questa è Castellabate, sovrano del Cilento, borgo più bello d'Italia. Abbarbicato su un colle che domina la costa, Castellabate conserva memorie ed atmosfere ineguagliabili. Siamo a 278 metri dal livello del mare, Castellabate quindi è situato su questa collina, il Belvedere che una volta si chiamava Vaglio, dove veniva vagliato il grano, quindi è caratteristico dal punto di vista, su una collina, dicevo prima, ha le frazioni marine, a sud come della provincia di Salerno, di fronte il Mar Tirreno, di fronte alla costiera amalfitana e Capri. Quindi abbiamo un mare stupendo, siamo nel territorio, nel Parco Nazionale del Cilento, quindi abbiamo questa caratteristica, del paesaggio incantevole, eccezionale, il mare pescoso, azzurro. Il nostro territorio è caratterizzato proprio da questa peculiarità, collina, mare, quindi con queste spiagge che dicevo, con una sabbia rara e con un mare molto molto bello, azzurro e pescoso. Abitata sin dai tempi lontani, la sua storia è legata soprattutto alla figura di San Costabile Gentilcore, quarto abate della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. San Costabile è nato sul colle di Tresino e faceva parte di una nobile famiglia della Lucania. Da bambino, secondo la storia, veniva spessissimo qui a Castellabate a portare i fiori, un giglio, è vero che è stato definito il giglio del Tresino, alla Madonna, perché c'era una cappellina dedicata a Santa Maria de Guglia, quindi aveva una grande devozione alla Madonna. All'età di circa 7-8 anni è stato accompagnato dal papà alla Badia di Cava, perché aveva perlomeno manifestato l'idea di farsi monaco benedettino, perché sul colle di Tresino, all'epoca di San Costabile, siamo nel 1164 circa, c'erano due monasteri, uno dedicato a San Giovanni dell'Eredita e l'altro a Sant'Angelo. Quindi, avendo avuto contatto con i benedettini, scelse l'abbadia di Cava e fu accompagnato bambino dal papà all'abbadia di Cava, dove fu ricevuto dall'abate San Leone di Lucca, e lì quindi ha compiuto i suoi studi, crescendo culturalmente e spiritualmente all'ombra dei santi padri. San Costabile, diceva, il quarto abate della Badia di Cava, perché c'è stato Sant'Alfero il primo, San Leone di Lucca, San Pietro Papa Carbone, che poi fu vescovo di Policastro, e quindi San Costabile. Diventato abate, prima fu coadiutore dell'abate San Pietro, poi diventato abate, pensò subito al suo Cilento e a Castellabate in modo particolare, e volle dare inizio alla costruzione
di una torre, di un castello per proteggere gli abitanti della zona e ha messo la prima pietra il 10 ottobre 1123. In questa stessa data si fa rinascere il paese. Infatti c'è una piazzetta dedicata 10 ottobre 1123. Ma purtroppo lui non vide la fine, perché nel 17 febbraio 1124 San Costabile, ricco di meriti, volò al cielo e gli successe il beato Simeone Abate Quinto, che ultimò il castello e consacrò questa basilica il 17 gennaio 1138. La costruzione di Castrum Abatis sul colle di Sant'Angelo si rese necessaria soprattutto per difendere la popolazione dalle incursioni saracene, ma anche per tutelare i traffici marittimi. La struttura si presenta solida e possente, con tre delle quattro torri originarie poste a presidio dei punti cardinali, mentre l'eleganza e la raffinatezza del palazzo è testimonianza del suo utilizzo come residenza nobiliare. La devozione nei confronti di San Costabile è semplice e genuina. Nasce con la fondazione e prosegue attraverso i secoli, influenzando il vivere quotidiano. Il legame che unisce il santo agli abitanti è forte e radicato, legato alla semplicità e alla grande nobiltà d'animo della sua figura, che diede tutto se stesso per questa terra a cui rimase strettamente legato fino alla morte. Questo legame indissolubile e fiero è rappresentato dalla celebrazione religiosa che si svolge lungo le vie del borgo medievale. La festa patronale è un grande evento di fede e di storia che coinvolge in maniera attiva l'intera popolazione del comune. L'eco della banda cittadina, dalla tradizione centenaria, si ode lungo le strade del borgo. La musica, che si diffonde per la via e riecheggia nell'immensità del suo paesaggio, preannuncia la giornata di festa in cui San Costabile, fondatore della città, è celebrato. In questo luogo di pace, meraviglia e soavità, su una delle finestre più belle del mondo, in cui il cielo e mare si fondono e la terra si protrae nell'immensità dell'azzurro, è meraviglioso lasciarsi cullare e proteggere. Le stradine sembrano vuote, la gente scomparsa. In realtà è tutta riunita presso la Basilica di Santa Maria de Guglia, dove ha inizio la celebrazione della Santa Messa officiata da Monsignor Giuseppe Casale, a cui prendono parte tutti i cittadini della città.
La basilica, dalla facciata cinquecentesca, è affiancata da una poderosa torre campanaria a canna quadrata, modulata su quattro piani. La chiesa, strutturata in tre navate, preserva al suo interno preziosi tesori come i due busti raffiguranti il santo, quello in rame, realizzato nel XIV secolo, e portato in processione, e il preziosissimo busto in argento, che custodisce le reliquie del santo. Un pregevole dipinto del XVI secolo raffigura San Michele Arcangelo vittorioso su Satana, incarnato da una sirena. Nell'abside, in alto, alle spalle dell'altare, è posta una pregevole opera di Pavarino da Palermo, un trittico in cui la Vergine in trono con bambino è affiancata da San Pietro Apostolo e San Giovanni Evangelista. La mano divina sembra aver riprodotto in questa terra un angolo di paradiso che vede in Castellabate la dimora eccelsa. In questo borgo non esistono strade ma viottoli e viuzze che si incuneano nella pietra, si inerpicano in salite e gradinate, svelando paesaggi inaspettati e gelosamente custoditi in cornici di pietra. Lo splendore naturale gentilmente concesso dalla natura a questa terra è impreziosito dalla ricchezza artistica, tangibile testimonianza della profonda devozione popolare. Il Museo d'Arte Sacra raccoglie le opere simbolo di fede e venerazione di questa comunità per San Costabile Gentilcore. Particolarmente caro ai cittadini di Castellabate risulta lo stendardo di San Costabile, in seta rossa e ricami dorati. Commissionato dai fedeli quando il paese rimase immune dal colera. Al momento del pagamento, con grande stupore, appresero che il conto era già stato saldato da un uomo in veste da monaco. Si ode il suono delle campane riecheggiare in ogni angolo del borgo. Lentamente la statua di San Costabile, trasportata a spalla, esce dal portale della basilica, tra la musica della banda e il vociare della gente che impazientemente attendeva questo momento. Corteo religioso inizia il suo peregrinare. La gente attende agli angoli delle vie il passaggio del santo fondatore. Altri attendono alle finestre lo sguardo protettivo di colui che, ancor prima che santo, era uomo del Cilento. L'uomo che maggiormente rappresenta questa terra, l'abate che l'amò difendendola, il santo che non smette mai di proteggerla. Thank you.
San Costabile è per la gente di Castellabate e del Cilento parte del proprio vissuto, antenato, padre e protettore. Il corteo religioso percorre le vie, si sofferma nei luoghi di sofferenza e diffonde la protezione divina a tutti i presenti. In questo giorno di festa la gioia e la passione si esplicano nei colori che si aprono in cielo, nel rumore assordante dei botti che annunciano alla terra cilentana che oggi il loro santo è festeggiato. L'abate volge lo sguardo protettivo verso il mare e le terre ed ogni anno ritorna alla sua residenza fortificata, qui dove egli pose la prima pietra. La gente segue cantando e pregando. Nel buio della notte il lungo corteo si disperde di ritorno presso la Basilica di Santa Maria de Giulia, residenza della Madre Celeste, a cui tanto devoto fu San Costabile, santo del Cilento. Un uomo semplice e magnanimo di Castellabate. Thank you.